Ehi, benvenuto ad un nuovo video. Quando la prima telecamera di sicurezza è stata inventata, probabilmente non si aspettavano che un sacco di eventi strani e misteriosi sarebbero stati catturati. Oggigiorno è impossibile immaginare la vita senza telecamere di sicurezza, che tanti di noi abbiamo nelle nostre case. Oggi abbiamo creato una lista di 10 tra le cose più spaventose registrate. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10. Questo video è stato postato su Reddit dall'utente SpiderSardistastang nel dicembre 2019. Secondo l'utente, questo video è stato filmato in Norvegia da un amico di suo fratello. Se guardiamo le immagini, possiamo vedere una figura che esce dal trampolino in basso a sinistra. Secondo i ragazzi, non hanno ancora capito cosa sia. Tante persone nei commenti confrontano la figura con la ragazza spaventosa del film del 2002 The Ring. Altri pensano che sia semplicemente un senzatetto che si stava riposando sotto al trampolino. Ma a quanto pare la figura sembra che stia indossando una specie di vestito bianco, il che la rende spaventosa. Alcuni pensano anche che sia un fantasma. Sfortunatamente il video è piuttosto corto. Ma cosa pensi che fosse? Fammelo sapere nei commenti. Numero 9. I Men in Black sono persone in vestiti neri che, secondo alcune teorie cospiratrici, sono degli agenti del governo che colpiscono le persone che dicono di aver visto un UFO. Alcuni pensano anche che siano degli alieni vestiti da persone normali. In un video del 2018 caricato da un canale YouTube Apex TV, vediamo un uomo che cammina dentro ad un edificio da qualche parte in Alaska. In una delle telecamere di sicurezza vediamo una donna chiamata Nicole seduta dietro a una scrivania. L'uomo gli fa una domanda e lei prende qualcosa dal cassetto, probabilmente per difendersi. Però l'uomo rimane calmo e dà alla donna delle istruzioni. Dopodiché lei prende una telecamera dalla borsa. Alla fine entrambi camminano fuori. Secondo Nicole è stata portata in una stanza mentre l'uomo comunicava telepaticamente con qualcosa o qualcuno. Si è scoperto che Nicole aveva visitato una grotta il weekend scorso e probabilmente aveva registrato qualcosa sulla telecamera che doveva essere cancellato. Inoltre Nicole ha anche discusso altri particolari spaventosi in un'intervista con Apex TV. Numero 8. Nel prossimo evento vediamo una serie di video caricati da Jeff Rickards. Jeff ha un vicino che secondo lui è piuttosto strano. Ha deciso di installare una telecamera di sicurezza e quello che ha catturato è piuttosto inquietante. Il suo vicino cammina la notte verso le 2 con una torcia in mano e guarda nel giardino di Jeff. Potrebbe essere che ci ha perso qualcosa, ma la parte strana è che il vicino lo fa diverse volte, per mesi. In questo video vediamo il vicino che guarda sopra la staccionata e appena nota la telecamera ci sorride. È piuttosto strano che cammina regolarmente allo stesso posto. Può darsi che ha sepolto qualcosa lì. Jeff dice che il suo vicino non ha fatto niente. Ma cosa pensi che sia il vero motivo? Fammelo sapere nei commenti. Numero 7. In questo video vediamo un uomo dell'Australia che si rilassa nel suo giardino con una birra. Mentre sta guardando il suo telefono, un serpente arriva verso di lui. L'uomo non lo nota all'inizio, ma il suo amico a quattro zampe è in allerta e sa come avvisare il suo padrone. Meno male che c'era il cane, perché non era un serpente qualunque, era un Australian Brown Snake, che è uno dei più pericolosi del paese. Appena l'uomo nota il serpente, si alza e porta via il suo cane. Fortunatamente lui e il suo cane non sono stati morsi. E fa piacere come il cane abbia subito reagito per proteggere il suo padrone, non pensi? Numero 6. Il prossimo video viene dal 2012 e si vedono diverse persone che entrano in un ascensore. Appena premono il bottone per arrivare ad un altro piano, sentono uno strano suono. A un certo punto il pavimento sotto di loro scompare e tutti quelli che c'erano lì dentro si spaventano a morte. Per fortuna non era un ascensore rotto, ma solo uno scherzo di LG per promuovere i suoi nuovi televisori. Lo slogan è così reale che spaventoso, quindi la compagnia ha deciso di installare alcuni monitor sul pavimento dell'ascensore per spaventare le persone. Non è un video spaventoso, ma penso che sarebbe stato piuttosto inquietante se non lo sapevi. Il video ha ottenuto più di 50 milioni di visualizzazioni ed è uno dei motivi sul perché LG è piuttosto brava col suo marketing. Numero 5.
In questo video caricato dall'utente YouTube Yulia, vediamo diversi eventi paranormali. Vive col suo ragazzo da qualche parte in Russia e decidono di installare una telecamera perché succedono delle cose particolari in casa. Una delle cose che catturano è del sale in cucina che viene rovesciato. Qualche settimana più tardi succede anche qualcosa mentre si trovano in cucina. Giulia prende un uovo dal frigo, mentre il suo ragazzo sta giocando col telefono. Poco più tardi, il frullatore si accende da solo. Giulia si spaventa e fa cadere l'uovo a terra. Dopodiché, per qualche settimana non succede nulla. Ma ad un certo punto, l'uomo stava preparando del cibo e il forno si accende da solo. E la padella ci entra anche dentro. La coppia probabilmente ha un poltergeist in casa. Cosa ne pensi? Numero 4. Le navi da crociera sono diventate molto più popolari e diventano anche più grosse. Oggigiorno hanno letteralmente di tutto, da piscine a scivoli, a musica, show di commedia, campi di sport e molto altro. Ma prima che decidi di salire su una di queste navi, ricordati che stai comunque sull'oceano e sui grandi mari, e gli oceani possono essere piuttosto pericolosi. Il video seguente proviene da una nave da crociera australiana chiamata Pacific Sun. Si trovarono nel bel mezzo di una tempesta, con onde giganti che muovevano i tavoli e le sedie avanti e indietro, mentre le persone provavano a trattenersi a qualsiasi cosa. Fortunatamente, alla fine nessuno si è fatto male. I passeggeri hanno ottenuto uno sconto del 25% per il loro prossimo viaggio e la compagnia della nave da crociera ha imparato la lezione. Fisseranno questi mobili al pavimento. Numero 3. In questo video vediamo l'esterno della prigione a Campo Grande, un municipato in Brasile. All'inizio non succede tanto, ma ad un certo punto vediamo una figura nera che alcune persone pensano che sia un fantasma. Le guardie hanno deciso di postare il video su internet per capire cosa ne pensassero le persone. Alcuni pensano che sia il fantasma di un prigioniero, mentre altri pensano che sia semplicemente una busta di spazzatura nera che volava in aria. Personalmente non ne ho idea. Sembra anche che questa figura nera stia provando a scalare qualcosa e poi scompare all'improvviso. Non penso che una busta della spazzatura si muova così, ma chi lo sa? Cosa pensi che fosse? Fammelo sapere nei commenti. Numero 2. La prossima storia è piuttosto inquietante e non penso che vorresti sentirla. Un uomo chiamato Jeremy Kennedy, della Pennsylvania, ha sentito degli strani suoni che venivano dall'attico una notte. Sua moglie e i suoi bambini stavano dormendo, quindi all'inizio non ci ha fatto tanto caso. Però, quando ha sentito ancora questi suoni un giorno, ha deciso di installare una telecamera di sicurezza nell'attico per scoprire cosa stava succedendo. Quando ha visto il video, ha scoperto che il suo vicino di 69 anni saliva lì. A quanto pare questo vicino stava spiando lui e sua moglie diverse volte mentre stavano dormendo. Il vicino aveva fatto dei buchi col suo trapano per arrivare all'attico. Jeremy alla fine ha chiamato la polizia con queste evidenze e l'uomo è stato arrestato piuttosto velocemente. Numero 1. Questo video proviene dall'agosto 2017 e si vede la famiglia Hernandez che stava cenando quando succede qualcosa nelle telecamere di sicurezza. L'uomo corre verso lo schermo e dice: "Cos'è quello? Era una persona?" Cosa? Lui e sua moglie guardano il video quando a un certo punto vedono una figura trasparente che cammina per il loro viale. Più tardi hanno scoperto che il vecchio proprietario della casa era morto ed era rimasta vuota per un po' di tempo. C'erano anche diverse storie che potrebbe essere infestata. La famiglia Hernandez l'ha scoperto per la prima volta e pensano che questa figura sia possibilmente proprio il fantasma del vecchio proprietario, o almeno qualcosa che non faccia parte di questo mondo. Alcuni pensano anche che sia semplicemente una persona che corre. Sfortunatamente però non lo sapremo mai. Hai mai registrato qualcosa di spaventoso con la telecamera? Fammelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premi uno sullo schermo o vai al mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.